riescono a ricevere il canale 149 sulla 5 GHz attraverso uno stratagemma. In pratica trasmette su canale 1 della 2,4 GHz. Bentornati sul canale video di Quadricottero News. Allora, molti utenti si stanno lamentando che con il nuovo mini drone Xiaomi Mi 2 non riescono a ricevere la Wi-Fi con i terminali Android. Questo perché lo Xiaomi Mi 2 trasmette sulla 5 GHz su canale 149, che è un canale che in Europa ha molte difficoltà ad essere ricevuto dai terminali Android. Alcuni smartphone doppia banda, come questo che è un Asus Zenfone 5, riescono a ricevere il canale 149 sulla 5 GHz attraverso uno stratagemma, e cioè bisogna prima mettere in modalità aereo, poi spegnere. All'accensione sarà ancora attiva la modalità aereo, a quel punto si attiva la Wi-Fi, la rete generata dallo Xiaomi Mi 2 viene vista ed è questa. Come si può vedere, trasmette sulla frequenza dai 5735 ai 5755 MHz e su canale 149, appunto. Qua c'è il grafico. Come dicevo, però, molti utenti si stanno lamentando del fatto che non riescono, nonostante questo stratagemma, a ricevere la Wi-Fi del Mi 2. Allora, la FIMI ha rilasciato l'altro giorno una specie di patch firmware da installare sul Mi 2 che abilita la frequenza dei 2,4 GHz. Abilitando i 2,4 GHz sarà anche possibile quindi utilizzare l'extender Xiaomi Wi-Fi, lo stesso che abbiamo provato con il Tello e che ha dato risultati molto buoni. Allora, vediamo come si procede. Il file è nella BBS della Xiaomi e ci sono anche le istruzioni da seguire in inglese. Quindi vediamo come bisogna fare. Intanto bisogna scaricare l'ultima versione, che è la 1.1. Quindi clicchiamo sopra. Ci chiede, bisogna avere un account Mi. Possiamo usare quello che abbiamo già utilizzato per attivare l'app. Allora lo scarichiamo. Lo salviamo. È un file .zip. Ok, una volta scaricato bisogna avviare il file dl.exe. Ok, bisogna lanciare questo file qua, dl.exe. Qua bisogna abilitarlo comunque. Le conferme. Bisogna installare varie cose. Ok, si è installato. Purtroppo le scritte sono tutte in cinese e dobbiamo seguire la guida in inglese sul forum della Xiaomi. Quindi proviamo. Selezioniamo il file .pkps. È il file .bin, quindi sopra il file pkps che doveva andare a recuperarlo nella cartella dove abbiamo fatto il download. Quindi Mi 2 image, che è questo, apri, e sotto il file .bin, che è questo. Ok.
Quindi premiamo il tasto che indica e poi colleghiamo il MeToo. Ok. Secondo lui è a posto. E quindi dovrebbe funzionare. Proviamo subito, stacchiamo l'USB e lo accendiamo. Ok, si è acceso. Ed eccolo qua. La rete a 2,4 GHz del MeToo. In pratica trasmette su canale 1 della 2,4 GHz, che corrisponde a una frequenza di 2412 MHz. Siamo collegati sulla 2,4 GHz e in questo modo sarà possibile anche utilizzare un extender Wi-Fi che, guarda caso, è proprio della Xiaomi, che è quello che abbiamo usato anche con il Tello. Abbiamo fatto anche una prova, c'è un video in cui spieghiamo come collegarlo e come estendere il Wi-Fi. Lo faremo prossimamente anche sul MeToo e vedremo come funziona. Il vantaggio della 2,4 GHz è che si può collegare con qualsiasi device Android senza nessun tipo di problema. E forse non è un caso che il Tello funzioni proprio sulla 2,4 GHz. Benissimo, abbiamo visto come far funzionare lo Xiaomi MeToo sulla 2,4 GHz grazie a un programmino che lascerò in descrizione di questo video. Ci vediamo alle prossime prove con Quadricottero News. Grazie a tutti per l'attenzione.